Buon pomeriggio a tutti e un ringraziamento e un saluto particolare al caro amico Carlo Gentili. Buonasera, grazie a te, Ermanno. Grazie per l'ospitalità. Grazie Carlo. Carlo Gentili è amministratore delegato di Nextam Partner, boutique finanziaria da poco entrata nell'area, nell'orbita anzi di Banca Generali, quindi del gruppo Generali, a conferma e riconoscimento del valore e della qualità professionale di questa lunga carriera che ormai ti accompagna dal 90. Pensando al nostro confronto, mi è venuto in mente il libro di Reinhard e Rogoff che titolava Questa volta è diverso, che analizza appunto oltre 8 secoli di crisi finanziarie, ma da un lato non siamo mai sufficientemente preparati, dall'altro tutte le previsioni che in tutte le salse sono state fatte e si sono rivelate assolutamente inadatte. Nel caso specifico, i mercati finanziari hanno scontato subito una paura, un terrore, per poi recuperare, quindi siamo in questo momento a valori addirittura antecedenti a Covid-19. Qual è la tua visione da questo punto di vista? Ma Ermanno, guarda, è un po' uno slogan quello di dire questa volta è diverso. Io sono 30 anni che faccio questo mestiere, si arriva a gennaio e quando si fa, diciamo, lo scenario per l'anno che verrà, si conclude sempre dicendo, beh, l'anno che è passato, sì, duro, però è stato facile. Questo che arriva è difficilissimo e sarà tutto diverso. Io credo che non sarà così diverso neanche questa volta, o meglio, ogni volta è diverso. Ogni volta è diverso perché io non mi ricordo crisi o recessioni uguali una all'altra. Abbiamo avuto negli ultimi 30 anni crisi e recessioni dettate da guerre, dettate da terrorismo, dettate da crisi della domanda, dettate da inflazione. I numeri hanno prevalso sull'emotività, hanno prevalso sui facili, diciamo, sui catastrofismi, hanno prevalso sulle previsioni che durano lo spazio di una settimana, forse certe volte nemmeno. Quindi io credo che noi dobbiamo stare con i piedi per terra. L'economia ha perso certamente 2 mesi di ricavi, però diciamo a questo si fa fronte e a questo si riesce evidentemente a dare una prospettiva. Da ogni crisi qualcuno non ne esce e qualcuno ne esce molto più rafforzato. Quindi in questo periodo va molto di moda citare i cosiddetti fallen angels. Certo, ci sono i fallen angel, ma ci sono sempre stati i fallen angel, ne possiamo citare quanti ne vogliamo rapidissimamente, no? E quindi credo che questo genere di crisi acceleri i processi innovativi e chi non è pronto a affrontare i processi innovativi diventa tristemente un fallen angel. È nostro compito, paradossalmente, di gestori, più che immaginare i nuovi angeli, a me preoccupa molto e sta molto a cuore evitare i falling angels, perché credo che questo sia parte del nostro mestiere di gestori, cioè proteggere i patrimoni, proteggere i capitali che i nostri clienti ci affidano e che noi abbiamo il dovere di proteggere. Perché, diciamo, indovinare la nuova Amazon, io non credo che riuscirò. Quello che deve riuscire a fare è evitare di investire in società che non avranno la capacità di reggere ai cambiamenti, alla rapidità dei cambiamenti. Questo lo sento come rischio e come responsabilità. Evitare di mettere denari laddove non c'è più, diciamo, quella solidità a cui magari tradizionalmente uno era abituato a pensare. Basti pensare al petrolio, no? Quello che è successo 2 mesi fa, dove i futures sul petrolio sono andati addirittura negativi. Cioè, chi l'avrebbe mai detto quando il petrolio qualche anno fa ci si scambiava addirittura a $200 al barile? Ecco, agganciandomi proprio a quanto stavi dicendo, tu ti definisci un fondamentalista nel senso più concreto del termine, analisi qualitativa del management, delle condizioni finanziarie, dei programmi, della solidità, e quindi un contesto che in una situazione normale è ben definibile, ma nel contesto attuale, con le prospettive dove la leva finanziaria sarà sempre più elevata e quindi ci sarà un ostaggio latente, silente nelle imprese, come la vedi la prospettiva? Beh, intanto appunto i catastrofisti di gennaio, febbraio e diciamo, di marzo
insomma, in parte sono stati smentiti, perché mi sembra che appunto alla fine il mercato ha sofferto molto, ma ha anche recuperato, diciamo, gran parte di quello che aveva perduto. Ci stiamo riavvicinando ai valori di inizio anno, e questo è solo grazie all'analisi fondamentale. Si cerca, diciamo, di proiettare gli utili del prossimo anno, considerando il 2020 un anno un po' perso, diciamo, dovuto a questo accidente del Covid-19 che abbiamo commentato. Quindi, diciamo, l'analisi fondamentale è la guida, è la guida. Ovviamente l'analisi fondamentale ci dice di stare alla larga dalle società eccessivamente indebitate. Ci dice che la leva è una cosa, diciamo, estremamente utile e che ha molto senso nell'efficienza, diciamo, per l'efficienza del capitale. Però leve eccessive evidentemente non sono raccomandabili. È certo che in questo momento di grande liquidità il rischio che qualcuno ecceda con la leva c'è, però è nostro compito, diciamo, misurare e tenere ben d'occhio questo fenomeno e, d'altro canto, cercare di capire dove va il mercato dei tassi. Personalmente penso che ci sia ancora del tempo davanti prima di vedere un rialzo dei tassi. Quindi, insomma, questa fase, tutto sommato favorevole ai mercati finanziari e in parte anche all'indebitamento, purché moderato, credo che possa durare ancora, insomma. Facendo un salto in prospettiva, nell'analisi geopolitico-finanziaria, la situazione di Hong Kong appare sempre più come una polveriera che appena si scoperchia possa creare effettivamente, dei problemi. Da un lato, questo rischio di perdita del vantaggio competitivo dato dai dazi che sono annullati nei confronti degli Stati Uniti, dall'altro questa annessione. Ma ancora più forte da parte di Pechino. C'è un vantaggio che potrebbe essere garantito a questo punto anche da Londra post-Brexit, secondo te? Beh, diciamo, la Cina innanzitutto è un soggetto politico molto difficile. Abbiamo capito che, insomma, che anni, decenni di politica internazionale ci hanno fatto capire che va trattata con la dovuta delicatezza, soprattutto non paga molto affrontarla troppo frontalmente. La situazione di Hong Kong dal punto di vista democratico è gravissima, certamente un problema. È uno dei tanti, diciamo, che potrebbe innescare uno scenario negativo da un punto di vista geopolitico. In questi 20 o 30 anni, se noi facciamo un piccolo flashback, facciamo un passo indietro, ripensiamo a tutte le vicende politiche drammatiche, veramente drammatiche, che abbiamo vissuto in questi anni. Nel 90 c'era la guerra nel Golfo, è scoppiata la guerra nel Golfo. Tutti noi abbiamo visto i missili volare da una portaerei verso una città, colpire soldati, cittadini. Ho vissuto varie guerre, due guerre nel Golfo, l'Afghanistan, attacchi terroristici nelle nostre città. Abbiamo visto Gorbaciov rapito in Russia, un'infinità di eventi geopolitici che, se uno li avesse immaginati, o peggio ancora, o meglio ancora, li avesse qualcuno dall'alto ce li avesse sussurrati nelle orecchie, non avremmo fatto altro che vendere tutto e mettere tutto, come si dice volgarmente, sotto al materasso. Ebbene, sarebbero state tutte reazioni completamente sbagliate, da quella della guerra nel 90 a quella del Covid di 3 mesi fa. Perché? Perché i mercati dal 90 ad oggi sono solo e soltanto saliti. Quindi anche l'emergenza di Hong Kong, che veramente democraticamente non può che lasciarci costernati, l'affronteremo, insomma, dico, l'analisi fondamentale andrà oltre anche a quella cosa lì. Brexit, io sono molto preoccupato per l'Inghilterra, perché non capisco ancora che strada intendano prendere, che tipi di accordi siano disposti a fare. L'Inghilterra è un piccolo paese, per nulla potente, per nulla forte, non hard Brexit, ma una Brexit molto, molto soffice, molto soft, dove l'Inghilterra farà di tutto per mantenere il passaporto finanziario. Se l'Inghilterra perde quello, mi sembra che vada poco lontano, abbia veramente grossi problemi. Quindi spero che Boris Johnson riesca, diciamo, poi a fare, sì, la faccia brutta, ma poi alla fine negoziare e trattare. Certo, un'opportunità per noi, perché è chiaro che possiamo, diciamo, beneficiare in parte di quello che cade dal piatto, grandissimo piatto, ricchissimo piatto di Londra.
dobbiamo essere capaci di farlo. Per farlo dobbiamo fare le riforme internamente noi, perché se non facciamo una riforma della giustizia, una riforma del costo del lavoro, è chiaro che nessuno trasferirà investimenti o trasferirà investimenti finanziari. Nessuno può venire in un paese dove non c'è certezza di un, diciamo, di un processo giudiziario, di un processo in un tribunale. L'Inghilterra questo invece l'ha offerto, lo offre da secoli. Quindi grande buona volontà, concordo. Grazie Carlo. Grazie a te. Veramente i migliori auguri, in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti.